Buon pomeriggio e bentornati a questo nuovo appuntamento della School of Digital powered by GoDaddy, questo percorso di formazione gratuita che ci sta accompagnando in questo periodo, in questi mesi. Quello di oggi è il quinto appuntamento appunto di questo percorso di formazione gratuita. Abbiamo avuto una serie di ospiti nei mesi passati. Tutti gli appuntamenti li potete rivedere sull'account Facebook di GoDaddy, quindi sono disponibili gratuitamente. Nei passati appuntamenti abbiamo trattato il tema e-commerce, il content marketing, le strategie digitali. Oggi parleremo dei social network per le attività locali, come sempre molti ospiti, ci sarà l'intervento formativo tra pochissimo, un caso di studio, un influencer. Qui alla mia destra c'è il Social Corner con Michela. Buon pomeriggio Michela. Ciao, buon pomeriggio, buonasera a tutti. A chi ci segue da casa ricordo che anche oggi potete commentare sotto la diretta scrivendo le domande che volete rivolgere ai nostri relatori e le leggeremo live. Vi ricordo anche l'hashtag ufficiale GoDaddy School of Digital. Grazie Michela. Allora, non vorrei perdere troppo tempo con le chiacchiere insomma tra me e Michela e vorrei arrivare subito all'appuntamento formativo. Abbiamo in collegamento la nostra esperta di social, abbiamo Valentina Vellucci. Ciao Vale. Ciao, ciao Cosmano, ciao Michela. Come molto stai? Grazie per l'invito, veramente. Grazie a te per essere qui con noi oggi, questo pomeriggio caldo, ci stiamo avvicinando all'estate. Da dove sei collegata? Sei a Bologna, no? Da Bologna, come vedete ho preso uno sfondo apposta per non far vedere il caos che regna. Bene, allora Vale, io ti lascio il palco per questa formazione, appunto ci parlerai dei social network per le attività, per le piccole attività, quindi il palco è tutto tuo. Ricordo ancora una volta di fare le domande direttamente su Facebook e poi con Michela le faremo a Valentina al termine del suo intervento. Grazie Valentina, buona formazione da casa. A te il palco. Bene, grazie mille. Allora, quello che vedremo oggi insieme, che spero vi porterete a casa, è che fare social media per le imprese locali non è assolutamente un matrimonio impossibile, anzi, con un po' di cultura aziendale e con un po' di furbizia e qualche piccolo, chiamiamolo così, accessorio fisico, è possibile comunicare in maniera appropriata, coerente ed efficace la propria attività locale, senza disperdere troppo tempo, ma soprattutto partendo da basi solide. Io quello che vi invito è di adesso seguire quelli che saranno i nostri 30 minuti insieme, ma poi vi chiedo questo, nel senso di provare a rivedere questo video insieme, rivedendo insieme la parte di check con cui partiamo adesso, ovvero io cercherò di analizzare insieme a voi, di darvi degli spunti per analizzare lo stato di salute dei vostri profili social. Questo non perché sia necessario per forza inserire X emoji o X hashtag all'interno della descrizione di un profilo, ma perché c'è una sorta di setup informativo che può essere già un piccolo indice di come la nostra attività locale viene presentata. Nel senso che è inutile andare a fa le voli pindarici su ho visto che è uscito questo nuovo spot del brand X o questa incredibile iniziativa del brand Y. Cerchiamo sicuramente di lanciare il cuore oltre l'ostacolo per quello che riguarda la nostra voglia di comunicare, ma cerchiamo di non disperdere il tempo, di essere concreti e di utilizzare i social in maniera locale rispondendo a una semplice domanda. Per come ho fatto il setup della mia pagina, del mio account social, è possibile che un utente prenda e cliccando sul mio account venga a comprare da me? Perché il tema spesso è questo, nel senso che alcune volte ci si concentra tantissimo su oh mio Dio, devo fare 4 post oggi, non ne avrò mai il tempo, non ce la farò mai, e quando in realtà l'obiettivo della nostra giornata, di quello che passiamo, di quello che diciamo di questi 30 minuti insieme, è un po' più concreto, ok? Per concreto intendo dire che se ci sono delle voci di setup,
vanno registrate. Se voglio inserire delle descrizioni creative senza specificare che sono un bar perché sono un luogo di relax e degustazione, e io non capisco che lì invece posso venire a prendere il caffè, bello tutto, però forse stiamo facendo tanti voli di fantasia quando il marketing ha bisogno, al di là del mezzo, di concretezza e di efficacia. Quindi questo è quello che vorrei che ci portassimo a casa. E vorrei soprattutto che uscissimo molto da step che io ho visto spesso ripetersi. Io lavoro nel marketing digitale da un pochino, sono ormai un po' della vecchia guardia, da più di una, ormai da una decina d'anni, e spesso vedo degli schemi che al di là del social si ripetono. Ho aperto il canale X, ho aperto Facebook, ma una volta ho fatto il sito, però non ho il tempo di aggiornarlo, non ho il tempo di fare post, le persone mettono like però non comprano, no, cioè è un problema, nel senso, una volta era il sito che non funzionava, adesso è Facebook che non funziona, e quando c'è la domanda, vabbè, ma ti sei organizzato, hai pianificato per fare una attività di promozione? Vabbè, ma ho già aperto la pagina e io non ho budget per la pubblicità. E questo, diciamo, questo, come posso dire, questo percorso poco virtuoso, alcune volte, se non ci si ferma a ragionare, perché si è presi giustamente da tante cose, soprattutto dal proprio business, continua a ripetersi e magari si ripete all'infinito con un nuovo loop, un loop assolutamente non virtuoso. Allora, cosa ho fatto? Io su Facebook ci ho provato, ormai ci sono solo i vecchi, non è andata bene. Quindi vado su Instagram, che ci sono i giovani, ci sono più persone, buona, funziona. Ho invitato tutti i miei amici, quelli che avevo su Facebook, gli ho mandato un messaggio WhatsApp e poi li ho invitati tutti a seguirmi su Instagram. Metto in sostanza gli stessi post di Facebook, così almeno sono su due canali. C'ho un po' di problemi perché la stories mi viene tutta tagliata, sformata, perché dovrebbe essere verticale. E non funziona, perché in realtà la conclusione spesso errata è che i social mi fanno perdere tempo, i social non sono assolutamente efficaci per quello che mi serve, i social al massimo mi raccattano 10 like, ma poi non è il costo, il bilanciamento, diciamo, che c'è tra costo investimento e risultato, non esiste assolutamente. Io poi, nel senso, faccio sempre un po' di riflessione, no? Nel senso, io mi sono sposata un paio di anni fa e vivendo molto la dimensione del digitale, sono andata a cercare online, diciamo, le sedi, sono andata a cercare tutto quello che poteva essere utile per informarmi. Io mi chiedo sempre, no? Il tema è, il problema è il digitale o il problema è il modo con cui usiamo il digitale? Perché per quello che è un momento, ad esempio, che riguarda il mondo del matrimonio, del wedding, un momento estremamente emozionale, un momento estremamente carico di aspettative, mi chiedo se valga la pena caricare tutto il nostro catalogo gioielli dalla A alla Z di botto per riuscire poi a fare una condivisione del catalogo al giorno, con dei post che parlano di prezzo, con gli screenshot delle locandine. Ecco, mi chiedo se tutto questo valga la pena, quando magari basterebbe una uscita a settimana con un video o con un post lungo in cui spiego perché si sono fidate di me coppie negli anni, oppure che cosa vuol dire, che cosa simboleggia un determinato gioiello. Ecco, spesso io vedo questi scatti freddi, il nostro occhio capisce che sono degli scatti di banca immagini, degli scatti che in un contesto emozionale rompono, diciamo, la barriera dell'attenzione in maniera negativa, perché rimangono lì sospesi in questa dimensione eterea. Mi chiedo, è questo che serve l'attività locale? È questo, è un caricamento di catalogo, è il caricamento della locandina? Io vorrei che si tornasse a pensare al social in maniera serena per le attività locali, con un grande presupposto. Dal mio punto di vista, quello che stiamo imparando, quello che abbiamo imparato, è che i social di per sé non vogliono dire nulla. Il social esiste quando esiste il reale, quando esiste il prodotto. Il social esiste nel momento in cui io parto da qualcosa di concreto che posso toccare con mano. E per concreto posso toccare con mano intendo dire
un obiettivo, una strategia, dei valori, qualcosa, una unique proposition selling, ovvero qualcosa che mi propone sul mercato non per essere semplicemente acquistato, ma per essere scelti. Ovvero dobbiamo iniziare a pensare al social come qualcosa che possa aiutare, sviluppare e integrare quelle che sono le nostre armi a disposizione per ottenere l'attenzione degli utenti finali. E quindi dobbiamo tornare un po' a un concetto base, che possono uscire tutti gli aggiornamenti che vogliamo su nuovi social, su l'algoritmo, a questo, a quell'altro. Noi dobbiamo imparare a gestire i social senza essere gestiti dai social. La tecnologia è qualcosa che è al nostro servizio, noi non siamo al servizio della tecnologia, la nostra attività non deve piegarsi alla tecnologia, la nostra attività deve usare la tecnologia in maniera armonica, armoniosa all'interno della propria strategia di marketing. E secondo me lo deve fare partendo da un grande presupposto. Alla fine vi ho lasciato una piccola sitografia di dove ho preso alcuni dati, perché se avete modo e tempo potete anche leggere quelle che sono le fonti. Questo ad esempio è uno studio che ho letto, in realtà è dell'inizio 2019 se non sbaglio, che in sostanza ci racconta una cosa che già sappiamo, ma alcune volte è meglio ricordarci. La parte alta, la prima parte, diciamo, di una campagna marketing per il local, come già una campagna di marketing, è la parte di awareness, ovvero la parte in cui noi cerchiamo in qualche modo di attirare un utente verso i nostri canali. E proprio come se dovessimo pensare alla vita reale, una sorta di primo appuntamento. E noi questo primo appuntamento non possiamo permetterci di sprecarlo. Noi questo primo appuntamento lo dobbiamo rendere il più potente possibile. Ecco, pensate, questo primo appuntamento sul web ha circa 2 centesimi di secondo per riuscire. Ok? E ci vogliono invece 2,6 secondi per, diciamo, invece quando siamo offline. Quindi capite la velocità, come il digitale ci mangia, come il digitale ci deve trovare pronti. Quindi io mi chiedo, noi facciamo questo ragionamento quando facciamo il setup di un nostro account social? Forse no, perché alcune volte siamo troppo presi dal dettaglio. Quindi io vi invito a lasciamoci ispirare da quelli bravi. Io ho fatto un po' di ricerca per voi, lo farò anche per lavoro, poi alcune cose sono cose che vengono seguite di più, altre di meno, però vorrei provare con voi a imparare da chi ci può ispirare, e vi faccio questo esempio di Tipografia Alimentare, se lo conoscete, è un locale a Milano. Ma perché? Perché? Cosa che funziona? Cosa molto semplice: quando sono aperti gli orari, quando sono chiusi e come si prenota. Non è che serve chissà che cosa. E poi là sotto, la parte informativa, sotto c'è uno storytelling di quello che accade, in cui le stories non devono essere perfette, voi non dovete ambire alla perfezione, dovete ambire all'essere differenti rispetto agli altri. Ma andiamo sotto. Dolci di Gulliver è un profilo che a me fa impazzire per n motivi, perché è creativo, perché è particolare, perché è fantasioso, perché è un profilo in cui probabilmente dimentico il prezzo. Però che cosa so? So subito dov'è, so subito come contattarlo, so subito che se prendo un loro prodotto e li taggo, probabilmente lo riposteranno. Estremamente facile, semplice. Quanti di voi, vedendo il setup del proprio profilo, possono dire di aver fatto, lo guardate e dite: ma se capisce quello che faccio? Perché spesso il problema è quello. E poi io dico sempre in un modo abbastanza semplice, nel senso, ma quando andiamo online le persone vanno su Instagram, ma sono in grado di chiamarvi, sono in grado di contattarvi, oppure vi siete scordati il sito web, perché tanto il sito web non lo guarda nessuno? C'è un'area contatti, compilatela. Perché, parliamoci chiaro, spesso io leggo, come posso dire, leggo grandi trattati filosofici su, allora, la bio va aggiornata una volta ogni 3 settimane, deve essere creativi, espansivi. Io mi permetto di dire questo: ci sono dei local marketing si distingue per la concretezza che necessita nelle proprie azioni. Il local marketing è qualcosa di semplice e immediato, non può basarsi su quelle che sono, ad esempio, le bio di influencer o le bio di altri settori.
Io vedo le vostre foto, mi viene fame se siete a un bar e voglio venire a mangiare i vostri cannoli ripieni alla crema. Datemi questa opportunità. Non mettete trenini di emoji, non mettete trenini di hashtag. Non andate a pensare, non pensate di scrivere, compilare le cose per regole algoritmiche. Quello che dovete fare è creare un piccolo percorso informativo, ok? Nulla di più, nulla di meno, altrimenti, come avete fatto venire fame, se non riesco a contattarvi, la prima cosa che farò è trovare qualcuno che soddisfi quel mio bisogno, quella mia voglia di dolce. Quello che io spero sempre che venga fatto è un controllo sui dati essenziali, se non brand, che settore c'è. Fornite agli utenti il modo per contattarvi subito. Fate capire subito se siete un brand di abbigliamento pop, o se siete il bar in cui tutte le mattine troverò un caffè diverso, oppure se siete quel ristorante che accoglie anche animali. Cercate di farmi capire. Cercate di non farmi entrare non nell'ottica di acquisto, ma nell'ottica di scelta. E soprattutto sul social, la differenza che c'è tra reale è la cosa molto semplice, per cui segnalate se volete in qualche modo rendere partecipi gli utenti delle vostre attività, nel senso molto concreto. Date spazio agli utenti che vi taggano, cercate di coltivare quelle che sono le attività positive, cercate di non state sempre a pensare, vabbè, ma se dopo gli utenti fanno il tag, trovano il mio profilo, mi taggano sicuramente, metti che c'è una foto che non mi piace, metti che c'è una cosa che non va, e non la ripubblicherete, date lo stimolo ad azioni chiave positive, coltivate positivamente gli utenti, mettete in luce quello, preoccupatevi un secondo momento del resto. Se il vostro pensiero è solo come moderare le recensioni negative, non come moderare degli scatti brutti, non state affrontando lucidamente il social. Dovete avere una strategia, ma stimolate, fate vedere alle persone atteggiamenti positivi e loro per la prova sociale tenderanno a ripetere quelli. Vi faccio vedere sempre altri esempi che mi sono piaciuti e vi spiego anche perché. Perché in generale quello che io vorrei farvi portare a casa non è il numero di follower, è ad esempio il fatto di essere un brand, non solo essere un locale, un ristorante, un sistema di delivery, allo stesso tempo dialogare con gli utenti. Io ho un profilo che non segue nessuno, è il profilo del Papa, probabilmente anche il Papa segue qualcuno, o perché io non dovrei abbassarmi a seguire persone in target, o magari i miei fornitori, o magari qualcuno che mi aiuta a posizionarmi bene. Utilizzo degli emoticon, delle emoji solo se è intelligente, subito il sito, e poi un'attività di storytelling anche per le attività stampa, anche per chi, diciamo, viene intrattenuto nei nostri contenuti, perché nel social, non potendo far assaggiare, non potendo soddisfare tutti i sensi, il nostro obiettivo è quello di creare fidelizzazione attraverso attività leggere e divertenti. E io vi invito a vedere queste tre tab, ad esempio quella del QC Quiz, che io trovo oggettivamente geniale nell'attuazione e in linea con quello che deve essere il tono di voce di questo tipo di locale. Qui vi faccio vedere alcuni esempi, ma non perché bisogna farlo uguale, ma per un motivo estremamente semplice. Non vi serve investire 80.000 euro in creative design. Quello che vi serve è capire come comunicare in maniera efficace con i vostri utenti, intrattenendoli, premiateli con una ricondivisione, fateli giocare facendo scoprire loro che avete delle materie prime, mettetevi in gioco non andando a ricercare la complessità, ma utilizzando il digitale per accorciare le distanze. Il discorso che vi ho fatto su Instagram vi chiedo di ripeterlo anche su Facebook, in un modo molto semplice, nel senso andate sulla vostra pagina e dite, ma la via ce l'ho messa, l'opportunità di parcheggio ce l'ho messo, se io attivo il navigatore la mia attività è posizionata bene, avete messo gli orari di apertura, avete messo un sistema di risposta automatica che dice guarda sono le 22, appena riapriamo ti facciamo sapere, oppure lasciate l'utente nell'oblio. Avete stipulato una promessa con l'utente e l'avete fatta in maniera coerente, perché è tutto qui alla fine, è tutto nella semplicità e nell'essere diretti. Vi faccio vedere degli esempi
positivi ma diversi di attività locali o non locali, posto dove io vado a mangiare in pausa pranzo e assicuro che li cerco prima online, okay, per vedere che cosa sono. Se voglio andare in questo posto e non c'è il tasto chiama ora, sono un po' in difficoltà. Quello che io devo sapere è semplice, non devo sapere, non devo avere il bollo pindarico, devo sapere che qui c'è un modo tutto nuovo di gustare un buon pesce. C'è tutto, ok? C'è tutto. Non devo mettere, io detesto queste politiche per cui ancora facciamo la foto fintissima al ristorante in cui ci sono le persone fintissime, Shutterstock sorridenti, che ti aprono la porta. Ricercate non la perfezione, ma una piccola istantanea della realtà, meglio efficace che perfetta. Faccio vedere quest'altro, questo è uno dei miei posti preferiti. Per quale motivo? Beh, innanzitutto perché mi piacciono molto i piatti, ma per un motivo molto semplice. Allora, posso scrivergli via WhatsApp, posso chiamarli subito, la mail è lì, rispondono sempre ai messaggi privati, il menu ce l'ho a portata di click. Cosa? La mappa è là, è tutto compilato perfettamente, conosco bene gli orari di apertura e chiusura, ma soprattutto c'è una politica di contenuto estremamente efficace su quello che è il luogo in cui sono nati e cresciuti, ovvero Bologna. Ed è questo, non c'è il voler essere qualcosa di più, c'è la rappresentazione della realtà. Vi faccio vedere un esempio, questo è un esempio che mi fa venire fame, ok? Però io credo che qua ci siano, fate questo esempio, questo esercizio a casa, quando rivedete il webinar, dite in che modo mi fanno venire fame questi due scatti? Se dal primo c'è l'abbondanza, nel secondo c'è veramente l'artigianalità. E non è un problema di non perfezione. Io quando parlo di efficacia mi riferisco all'esempio 2, perché per quanto sia totalmente perfetto il primo, anche l'esempio 2, che è un'attività totalmente locale, ha questo copy estremamente, come posso dire, emozionale, intimo, emozionale ma intimo, in cui io vado a ricercare che cosa? Un bel panino al ragù, niente di più, niente di meno. Non è necessario fare un ragionamento per cui non vado sul social perché tanto in questo momento non potrò permettermi il servizio fotografico food al ristorante, quindi nessuno verrà. Questo è il miglior marketing local, come quello fatto di Raoul, che potete fare. Perché? Perché non sta mentendo, perché è fatto lì dove nasce, ma ha una cura, un'intimità del copy che è quella che serve per creare relazione con gli utenti. Io vi faccio questo discorso perché dal mio punto di vista quello che bisogna fare nel momento in cui si va online o si pensa ad andare online non è necessario fare tutto subito, altrimenti si cade nell'ansia, si cade nella preoccupazione. Io vi invito a fare un ragionamento molto più semplice. Mettetevi delle sveglie, magari una sveglia che vi dice che ci sono 2 ore ogni settimana in cui controllate i dati. Non dovete controllare tutti i dati, non dovete diventare un analista. Però vi faccio l'esempio: se il vostro interesse è quello di avere dei feedback, dei commenti magari su un nuovo tipo di menu che state lanciando e non generate commenti, c'è qualcosa che non funziona. I vostri post non stanno funzionando, allora dovete investire lì, dovete fare delle campagne per engagement perché dovete testarle queste cose, dovete capire che cosa se ne pensa. Se invece siete nella fase prima, ovvero nella fase di brand awareness, e avete non so, avete l'ambizione di che ne so, fare 100 nuovi ordini, ma la copertura dei vostri post è 5, e bisogna che fate un investimento nella parte sicuramente local, nella parte, diciamo, nella parte di awareness, altrimenti qui si fanno cambiamenti senza parametrare, si rischia di vivere nel caos e cambiare troppe variabili senza capire cos'è che non sta funzionando. Cercate di darvi per iscritto le regole per dire cosa va bene e cosa va male, perché io, nel senso, quello che vi invito a fare è questa riflessione. Cercare di capire che nel momento in cui noi andiamo a presidiare i social, non andiamo a creare il prodotto perfetto, ma andiamo a creare una campagna, andiamo a creare un momento di comunicazione in cui il protagonista non è il nostro prodotto, ma il nostro utente, che grazie al nostro prodotto ha di sé un'idea migliore, che sia una gioielleria, che sia un ristorante, che sia un hotel. Il tema è non produciamo cataloghi cartacei da caricare online, ma il tema è cerchiamo di raccontare una versione migliore dei nostri utenti nel momento in cui scelgono di diventare parte della nostra community. Io quello che vi posso dire è prestate attenzione a che cosa
nel senso alle coperture dei post per capire se potenzialmente ci sono persone da coprire. Guardate le interazioni se vi interessa capire se le persone sono attive sulla vostra community. Se fate video, ricordatevi che Facebook un po' inganna e cerca di raccontarvi solo le visualizzazioni a 3 secondi. Ricordatevi sempre che nel marketing local la cosa fondamentale da guardare in quelle 2 ore di sveglia che vi fissate è: bellissimi tutti i competitors che posso immaginare, Puglia, Lombardia, ma se io sono a Bologna e sono in Via Galliera, Via del Goito, Via Santo Stefano, mi preoccuperò dopo, nel senso del competitor che sta a Milano o di quello che sta a Torino. E devo preoccuparmi un po' morbosamente del target geografico, perché non devo andare a spendere budget lì dove, a disperdere budget lì dove non serve. Quello che io vi invito a fare è guardare queste fasi base che vi sto facendo vedere per avere un po' il giudizio e dire: ok, voglio fare 100 nuovi ordini? Se non copro almeno 10-15 volte tanto quel numero di persone, ho zero chance di farlo. Voglio sapere qual è il sapore intorno a un menu? Ma se non ho interazioni, allora devo fare post a interazioni, devo fare post con domande, post e campagne che stimolano il commento. E soprattutto cosa devo fare? Non devo farmi ingannare da quello che Facebook mi racconta nei suoi dati, come posso dire, nei suoi dati, diciamo così, di macro, di visione d'insieme. Perché devo ricordarmi sempre che quello che Facebook mi mostra sono metriche, come posso chiamarle, un po' alte, ma alte nel senso di parte di top of funnel, ovvero se io raggiungo 6.837 persone, non devo assolutamente pensare che farò 6.837 nuovi acquisti. Quello è per dire, potenzialmente hai avuto quel raggio d'azione. Poi devi essere bravo con attività di remarketing, ovvero con attività che vanno a colpire un pubblico che un pochino si è scaldato, a portarlo dentro quello che noi chiamiamo il tuo funnel, quello che vedete sulla destra, di conversione, per portarli da persone che magari guardano un video 3 secondi a persone che interagiscono, poi magari si iscrivono a una newsletter che non deve essere morbosa, per poi portarli al momento di non solo di acquisto, ma anche di scelta. Io quello che vi invito a fare è una riflessione, nel senso, al di là di tutte quelle che sono le vostre attività online, ricordatevi che in generale i social della famiglia Zuckerberg tendono a studiare quelli che sono i nostri comportamenti quando abbiamo le app aperte, studiano i segnali che diamo, se preferiamo una tipologia di post che può essere un post statico, un post dinamico, se guardiamo live, se siamo persone che propendono a mettere un like oppure propendono a commentare, se siamo persone che condividono. E da lì l'algoritmo impara delle cose su noi e ce le restituisce. Noi concentriamoci bene sul contenuto valoriale e lasciamo un po' che l'algoritmo distribuisca a seconda di quello che ha della funzione inventario che ha attivato su di noi, quello ci distribuisca questi contenuti. Lasciamogli provare a predire quelle che sono le nostre preferenze, senza però legarci a regole algoritmiche per cui i video fanno più reach, quindi faremo soltanto video. Ricordatevi che non stiamo scrivendo per gli algoritmi. Non pensate di non andare online perché non potete fare un video al giorno. Pensate di poter andare online, magari con un presidio minimo, 1 o 2 post a settimana. Ma cavolo, allora voi fate post, fate contenuti a livello strategico per trasmettere quello che è l'universo valoriale e soprattutto rispondete ai commenti, create contenuti per portare gli utenti a commentare, non create contenuti per ricevere il bravi, like, ma che bello. Questo perché dovete progettare, perché siamo ormai in era di progettazione di contenuto ad alto potenziale di interazione, perché l'algoritmo vuole nutrirsi di dati e noi invece vogliamo nutrirci di informazioni, di capire cosa i clienti si aspettano da noi in questo primo appuntamento. Io vorrei lasciarvi Vorrei lasciarvi, diciamo, con delle piccole best practice che possono arricchire la vostra cassetta degli attrezzi per farvi capire che chi tenta di complicarvi il marketing e il social è perché si è dimenticato che cos'è il social. Il social è una rete di persone e il local marketing ha l'opportunità, secondo me, di giocare la partita più bella. In che modo? Tanti vorrebbero essere local, ma
però alcune volte anche i migliori, no? Fanno qualche confusione perché nel senso si può confondere una città con l'altra. E poi ritrovate magari posti che sono un po' meno grandi, come in realtà sono un po' meno grandi, come Ragù, che sono squisitamente local. Questo scatto non è perfetto, però è vero, il mio occhio lo percepisce non come una bella campagna marketing, ma lo percepisce come qualcosa di incredibilmente personale, qualcosa che quando mi ci soffermo lo sento totalmente mio. Fatevi delle domande base, nel senso, cosa vi fa venire più fame? Il post con listino prezzi o una coppa gelato in un momento caldo, tipo oggi? Cosa vi fa venire fame? Questa roba sgranata che caricate come copertina? Oppure vi fa venire fame qualcosa di, insomma, qualcosa di totalmente concreto, qualcosa di elaborato? Quando io vi dico impariamo da quelli bravi, perché ve lo dico? Perché guardate la cesellatura qui del copy, cioè non ti dice compralo, ti dice non l'hai ancora provato. Il dettaglio sul food, il farmi venire fame, il sapore, io devo raccontare non qualcosa che non sono, ma devo lavorare sul dettaglio per accorciare le distanze. E dal mio punto di vista, quello che stiamo perdendo alcune volte per strada è l'importanza della contestualizzazione. Il copy non è una quando fate i vostri post, pensate sempre questo: il copy non è un abbellimento, il copy non è una descrizione, il copy è il buongiorno, deve sostituire il vostro buongiorno e la vostra spiegazione, la vostra narrazione. Usate il copy per cesellare quelli che sono i vostri scatti e le vostre immagini. Qua vi faccio vedere alcuni esempi in cui c'è l'abbondanza, il colore, il dettaglio, la palette. Perché da quelli bravi possiamo capire che c'è una cura, che c'è un occhio, perché ma ha sfruttato una complicità con il digitale e non una volontà di dire questo è digitale e questo è offline. Domani vinceranno quelli che sapranno integrare queste due realtà per farci compagnia a casa con il digitale e poi portarci in negozio. Io vorrei che con foto vere, semplicità e entusiasmo vi approcciaste al digitale o magari rivedeste questi 30 minuti insieme dicendo: questi sono gli scatti, magari non sono perfetti, ma mi rappresentano, e che abbandonaste tutto quello che è il mondo della foto Shutterstock, che in questo momento è una campagna che non credo vi serva. E quindi io, negli ultimi, diciamo, 30 secondi, vorrei darvi proprio a raffica un consiglio al giorno per i prossimi 10 giorni, e spero che tra 10 giorni starò di vedere sulla pagina di GoDaddy di dire ho fatto il percorso consigliato di queste una cosa al giorno in 10 giorni e ho capito questo. Mi farebbe piacere anche soltanto vedere uno screenshot o un commento, io tornerò a vederle, non mi dimentico mai. Allora, se vi fate dei problemi per le foto, dite ah, adesso devo comprare la macchina fotografica oppure chiamare il fotografo professionista, è giusto, è giustissimo, però se proprio volete iniziare, comprate un GorillaPod 9,90 su Amazon, giusto per iniziare, per avere il telefono fermo, poi comprerete anche la macchina, fare tutto, ma se state iniziando, comprate qualcosa che vi tenga stabile il telefono per poter fare i primi scatti. Poi, e questo mi raccomando, che nessun fotografo se la prenda, non sostituisce il fotografo, però iniziamo con i primi step, la perfezione la faremo poi. Comprate una luce portatile, la luce fa tutto, la luce fa appetito, fa atmosfera. Anche qui, nel senso, adesso non ricordo i prezzi, però spesa contenutissima, ve la portate ovunque, senza dover andare subito in uno studio fotografico. Cosa banale, pulite le lenti dello smartphone. Io vedo foto con nebbia in Valpadana, ma che telefono c'hai? Ma è un telefono anche migliore del mio, ma l'hai pulita la lente? No, anche quello può fare. Non abbiate paura di chiedere, chiedete a un esterno, chiedete a qualcuno di dire: mi guarda un attimo questa pagina, ma sapete quante volte è successo in agenzia di far vedere cose che avevo fatto ad altri? Mi dicono: Vale, bellissimo, te sei scordata il numero di telefono, oppure Vale, bello, ma quindi è vegetariano o vegano? Lasciate che un occhio esterno vi dia un attimo di respiro e di lucidità. Giorno 5, pianificate il tempo a dedicare a social, mettetevi delle sveglie, iniziate con 2 ore a settimana, poi verrà tutto spontaneo. 6, mettetevi un promemoria che vi aiuti a pianificare tutta la settimana, non solo quello che gli altri vedono all'esterno, ovvero la pubblicazione in social, la lettura dati, la testa, la correzione, lo scatto, l'interazione con gli utenti. E attenzione, pensare e pianificare sono due cose diverse. Giorno 7, pianificate di sperimentare.
Non ho mai fatto un reel? Provateci, sarà brutto, lo rimuoverete. Non vi preoccupate, non è quello il tema. Pianificate l'idea di mettervi alla voce con tutti i sensi, dalla voce alla vista, al podcasting. Io una volta al mese dico sempre: sperimentate, non abbiate paura in questa fase. Create momenti di interazione, lo scrivete post per dire che bella torta, scrivete post per dire lo sapete da dove viene il latte o da dove viene il formaggio con cui abbiamo fatto questo spaghetto? Create contenuti interattivi attraverso le stories. Le stories, lo ripeto, non devono essere perfette, le stories sono momenti di interazione. Ah, ma non so, non mi sento. Fate una domanda semplice, non esponetevi all'inizio su cose di cui avete paura, giocate un po' sul sicuro, ma non cadete nel mutismo dell'egoriferimento social. E poi metteteci la faccia, perché ricordatevi sempre, lo capisco, insomma, capisco che alcune volte si ricorra all'immagine presa di qua e di là, ma non c'è nulla di più bello di vedere un copy cesellato con un'immagine, un video reale, perché l'utente non vuole la perfezione, l'utente vuole soltanto scegliere il vostro prodotto per ritrovare in se stesso un momento migliore della propria personalità. Detto questo, io credo di essere stata nei tempi, spero. Sei Se stata perfetta. avete. Vale, sei stata perfetta. Tra l'altro mi hai fatto venire anche una gran fame, perché hai fatto vedere un sacco Cibo. di, esatto, cibo, dei casi assolutamente. Impara dai più bravi, non solo sui social, ma anche impara dai più bravi in cucina. Tra l'altro alcuni dei posti che hai citato, insomma, li conosco. Alcuni erano di Bologna. Ho visto anche che hai portato uno degli ultimi post, proprio l'ultimo di Caseificio Quattro Madonne, che sarà il case study subito dopo il tuo intervento. Poi successivamente ci sarà anche l'influencer. Ci sono delle domande, mi diceva Michela Social Corner, però volevo chiederti subito una cosa. Ho visto, hai centrato molto, hai dato tanto peso alla parte visual, no? Anche nei vari, insomma, nei consigli, finali, magari per chi ci segue da casa, per chi si sta approcciando con la propria attività commerciale ai social. Questo oggi pesa tanto, questa parte visual. Sì, pesa tanto e spesso viene vista non come un'opportunità di raccontarsi, ma come un mettersi in competizione con realtà su cui alcune volte dico: perfetto, quello è una catena di ristoranti che ti fa 100 euro un aperitivo. Noi siamo questo, abbiamo bisogno di questo. Viene vista come una competizione non costruttiva. Io ripeto, è giusto puntarci, è sacrosanto puntarci, ma non deve essere visto come una barriera d'ingresso, ma come un investimento che poi ritorna nel tempo. E una cosa da dire, possiamo fare tutti i bei servizi fotografici che vogliamo. Io vi invito a rivedere questo nella parte in cui faccio vedere Ragù. Ragù, per quanto possa non avere il servizio fotografico della vita, ha una cura nel raccontare con il copy lungo, che tutti gli esperti direbbero no, copy lungo non va bene, perché quello che serve è l'accorciare le distanze. La foto è perfetta, ma senza contesto è nulla, è solo uno scatto. Grazie. Michela. Ciao Vale, complimenti. Come sempre i tuoi consigli sono Grazie. preziosissimi, infatti ti fanno i complimenti gli utenti sotto la Grazie. diretta e c'è anche qualche domanda. Allora chiedono: se si ha tempo di presidiare un solo social, come sceglierlo? Allora, io vi direi di sceglierlo facendo diciamo, un questionario, una domanda, mandando una newsletter, a seconda di quello che è il canale comunicativo che avete con i clienti presenti, chiedendogli, magari con i soci, chiedendogli loro dove sono. Perché possiamo leggere tante statistiche per quello che riguardano i grandi brand, ma quando stiamo parlando di volumi diversi, io vi invito a utilizzare il focus group migliore che potete avere, ovvero chi vi ha dato già fiducia. Cercate di capire loro dove sono. Presidiate la fascia dura, lo zoccolo duro, perché magari tutti vi dicono siamo su Facebook, iniziate da lì e poi datevi una timeline di 3 mesi, 3 mesi, in 3 mesi in cui vi espandete su altri. Non ascoltate sempre soltanto i grandissimi numeri, perché stiamo parlando in un'attività local. Questa cosa del non affidarsi, cioè non cercare solamente i grandi numeri, lo facevi presente anche nell'intervento, penso sia un
un messaggio da mandare molto importante per chi si sta approcciando in questo percorso. Infatti io ringrazio tanto Godeddi, no, per questo percorso di formazione gratuita per chi si sta approcciando, perché c'è questa ricerca dei numeri. Quando lo hai sottolineato, soprattutto sulla parte social, di puntare sulla qualità. Sì, ma anche perché io, nel senso, capisco benissimo, mi hanno detto, ho letto che però Facebook è morto, quindi ci sono solo i vecchi e non ci vado, ma spesso mi trovo in queste discussioni e io sinceramente capisco l'obiezione, perché il lavoro mio è fare marketing, il lavoro di chi fa dei buoni dolci è fare buoni dolci. Però mi do sempre a dire, i clienti tuoi dove stanno? Sono locali in che raggio? Magari massimo 15 chilometri, tutto perfetto. Siccome la statistica, siccome il grande gruppo non si occupa di fare la statistica sui 15 chilometri, utilizziamo i mezzi che abbiamo per capirlo. Poi che sia morto o meno, ci facciamo una riflessione quando abbiamo fatto dei test su quelli che sono i nostri goal e i nostri interessi. Grazie. Michela, c'è qualche altra domanda? Sì, Emiliano ti chiede, gli influencer funzionano per il local business? Allora, la dico secca come una provocazione, dal mio punto di vista no, per esperienza, perché quello che io invito a fare è un ragionamento diverso. Il rischio è che l'influencer grande diventi una cassa di risonanza interessante, ma che va a fagocitare quelli che sono i vostri prodotti. Quindi, dal mio punto di vista, l'influencer marketing è qualcosa che ci si può permettere quando si ha una proposizione sul mercato molto precisa. Preferite creator locali o community su cui potete andare a leggere numeri che sono compatibili con la vostra grandezza, altrimenti diventerete il classico ristorante dove andate alla classica influencer. Voi avete bisogno di coda lunga. Se avete un budget marketing, non andate tutto sull'influencer, ma createvi prima un'opportunità di essere ricordati, poi viene il resto. Quindi c'è anche tutto il tema, no, dei micro-influencer, quindi esatto. Quello magari ci si può avvicinare, è molto più semplice, esatto, per un'attività commerciale. Tra l'altro, dopo il caseificio Quattro Madonne, ci sarà un influencer, il nostro ospite, quindi questa domanda che ci ha posto Emiliano magari la faremo anche a lei. Se non vado errato, c'è qualche altra domanda, sì, Michela? Sì, ce ne sono altri due. Certo. Su questa sono molto curiosa, me l'aspettavo come domanda e sono curiosa della tua risposta. TikTok, sì o no e perché? Allora, do una risposta da vecchia bacchettona, che probabilmente, che ve lo dico subito, anche una provocazione, ma la risposta è no, per un motivo molto semplice. C'è un'economia di progetto ogni volta che si va online. Questa economia di progetto ha un budget. TikTok è un sistema che funziona attraverso creator e non può funzionare pensando di affidare a un'agenzia il banner con scritto meno 20%. Quindi il mio suggerimento è questo: TikTok sì, se avete un extra budget di investimento dopo che avete fissato quello che vi serve, e il mio consiglio è, se lo volete approcciare, fatelo attraverso creator, o fatelo se veramente avete una pianificazione con un 10% di sperimentazione. Non vi darà risultati, non vi miracolerà il piano marketing, se è questo che volete sapere. Tutto qui. Vale, io direi, insomma, la risposta corretta magari a questa domanda potrebbe essere: domanda complessa, la risposta è? Dipende. No, dico. Stai citando. Sì, stavo citando il TikToker italiano, esatto, che è diventato famoso in tutto il mondo. Michela. C'è un'altra domanda, ma abbiamo tempo, suppongo. Allora, ci chiedono social diversi e post diversi, giusto? Quanto male fa postare contemporaneamente lo stesso contenuto? Allora, è l'approccio giusto, nel senso che fa male per un motivo molto semplice, che prima o poi perderete pubblico o su uno o sull'altro social. Io suggerisco questo, nel senso, anziché pensare allo stesso contenuto, pensate che volete mandare lo stesso messaggio: abbiamo sfornato la pizza più buona del mondo, ok? Magari su Instagram potete fare delle stories per far vedere tutto questo vapore che esce. Su Facebook il prodotto finito. Stesso post, stesso social, linguaggi non sono mai gli stessi, e la risposta è quindi che fa molto male. Vale, grazie per questo tuo intervento, per le tue risposte. Ho un'ultima domanda prima di lasciarti e di vedere, insomma, il caso di studio. In questo percorso, no, messo in piedi appunto
in questi mesi stiamo vedendo come si parte dalla strategia digitale, come si approccia alla parte di produzione dei contenuti, i social network. In generale, cioè, volevo un po' uscire dal tema dei social, no? Per chi magari si è approcciato, si sta approcciando, sta aprendo la propria attività commerciale. Se dovessi dare un consiglio da cui partire per approcciarsi al digital, cioè da quale leva partiresti? D'accordo che ti occupi principalmente di parte social, però a un imprenditore, a chi si sta aprendo un'attività commerciale, da dove lo faresti partire? Direi che sicuramente i social sono un ambito interessante, è giusto farsi una cultura, ma che lo step zero è la propria piattaforma, nel senso che non sto togliendo dignità al social, anzi, però se non avete le vostre piattaforme, se non avete il vostro punto zero, nel momento in cui il signor Zuckerberg si sveglia e dice ragazzi, bello tutto, sapete che ho, però cosa? Su Instagram se non hai almeno 57.000 follower non puoi postare. Abbiate le vostre piattaforme col vostro posizionamento, i social sono un'ottima leva, un'ottima cassa di risonanza, ma partite da quello prima. Grazie Vale, grazie davvero. Prima di lasciarti andare abbiamo una vignetta per te che ha fatto la nostra Fabiana. No, vabbè. Sono io, è bellissima. Sei tu con la cassetta degli attrezzi che hai consigliato a chi ci sta seguendo da casa. Grazie Fabiana. Grazie a te Vale, grazie a nome di GoDaddy e ci vediamo presto. Assolutamente. Ciao, buona serata. A presto. Ciao. Bene, allora abbiamo visto un po' come utilizzare i social per le attività locali, ora abbiamo altri due ospiti, un caso di studio, successivamente avremo un influencer, quindi dovremmo avere in collegamento dal caseificio Quattro Madonne Deborah Calzolari. Ciao sì, Deborah. Ci sono. Ciao. Buon pomeriggio. Anche a voi. Da dove sei collegata? Sono collegata dall'ufficio di uno dei nostri caseifici, che però in effetti non è altro che un appartamento del custode, quello che era l'appartamento del custode. Bene, chi ci segue da casa è molto interessato a un caso come il vostro, un'attività come la vostra. Ci racconti, prima di capire un po' come state utilizzando i social network, ci racconti un attimo cosa fate, perché producete parmigiano reggiano, altri prodotti insomma di qualità derivati, però ci dici qualcosina, come siete nati? Certo, noi nasciamo nel 1967 a Modena, e una piccola cooperativa di agricoltori e allevatori che decidono di associarsi in cooperativa e di far nascere il Quattro Madonne Caseificio dell'Emilia. Noi siamo produttori principalmente di parmigiano reggiano. Noi siamo nella terra del parmigiano, siamo nella zona d'origine protetta e quindi siamo produttori certificati di parmigiano. Negli anni, a seguito di incorporazione di altri caseifici che avevano problematiche, siamo diventati quello che siamo oggi. 60 soci conferenti, 5 caseifici e una produzione di circa 95.000 forme di parmigiano reggiano all'anno. Parmigiano reggiano sia il convenzionale, ma anche con altre biodiversità, quali biologico, prodotto di montagna, vacca rossa, che stanno sempre sotto alla grande famiglia del parmigiano reggiano DOP, ma hanno delle caratteristiche diverse. Siamo presenti sia in provincia di Modena che in provincia di Reggio Emilia e sia in collina, la chiamo, non posso chiamarla montagna, i nostri Appennini, che in pianura. Deborah, per un caso, cioè per un'impresa come la vostra, no? Apparentemente può sembrare anche un po' strano forse, no? Approcciarsi alla parte social. Com'è che è nata questa esigenza? Quali sono i canali che avete attualmente attivi? Allora, noi siamo sempre stati essenzialmente solo con rivolti verso il pubblico con negozi fisici, quindi nelle nostre località di fianco ai caseifici. Nel 2012 siamo stati colpiti in due dei nostri caseifici dal sisma Emilia
e abbiamo ricevuto la solidarietà di tantissime, ma tantissime persone da tutta Italia e tutta Europa. A quel punto abbiamo avuto l'esigenza di comunicare con queste persone, non solo quando loro ci chiamavano chiedendo «avete bisogno? Possiamo acquistare il parmigiano terremotato?» E quindi abbiamo messo in piedi per la prima volta uno shop online. Uno shop online che, se ci penso adesso, faceva veramente molto ridere, perché era una cosa misera. Però allora era quello che riuscivamo a seguire. Poi nel 2017 abbiamo deciso di rifarci il look, e quindi abbiamo rifatto il sito internet grazie ad un'agenzia web che ci segue e che ci sta dando anche degli ottimi risultati, e a quel punto abbiamo iniziato anche l'utilizzo dei social. Quindi siete partiti con i social nel 2017, non da tantissimo, da quattro anni. No, non da tantissimo, esatto. E attualmente quali sono i social che sono attivi, che avete attivato? Facebook e Instagram. Ok. State avendo, immagino abbiate un po' potenziato sia il rapporto con gli utenti, visto anche quello che magari era successo, no, nel 2012, quindi questa vicinanza dato loro, siete riusciti a trasferirla sui social network oggi? E poi dal punto di vista commerciale, avete dei ritorni, state avendo dei ritorni grazie all'utilizzo dei social, visto che è un po' di anni ormai che li state, insomma, seguendo? Sì, in tutti e due i casi. Noi ci siamo sempre basati, e sto parlando di pre-social, sulla forma di pubblicità migliore al mondo, che è il passaparola. Da lì, una volta che è stato deciso a livello direzionale e commerciale di approcciarci ai social, è stato un passaparola anche quello. Quindi i primi passi mossi su Facebook, abbiamo informato i nostri clienti reali che avrebbero potuto trovare notizie, informazioni e quant'altro anche su Facebook, perché noi iniziamo subito con Facebook, poi Instagram è venuto un po' dopo. E da lì abbiamo iniziato tutto quello che è anche l'azione marketing sul sito, sui social, che ci ha dato ottimi risultati nei primi, diciamo così, 2 anni e mezzo, 3 anni, ma che poi con la pandemia è veramente scoppiata questa presenza sui social, perché la gente stava più in casa, perché la gente aveva più tempo forse di guardarci, e quindi adesso sinceramente i social ci stanno dando grandissimi risultati e grandissime soddisfazioni. Quindi questa situazione pandemica vissuta paradossalmente è stato, per quanto riguarda la parte social, vi ha aiutato un po' ad accelerare la crescita e il rapporto con gli utenti? Assolutamente, assolutamente. Abbiamo notato che, poiché noi non ci siamo mai fermati, perché il parmigiano reggiano si fa tutte le mattine di tutti i giorni, il raccontare che ogni mattina eravamo lì a produrre il nostro parmigiano reggiano era come il trovarsi con l'amico al bar a prendere il caffè tutte le mattine, era il nostro buongiorno, e la gente si aspettava, in tanti ci hanno anche scritto dicendo che bello tutte le mattine avere il buongiorno da voi, che potete andare a lavorare e che potete produrre il prodotto che poi noi eventualmente acquistiamo, ma che comunque ci fate conoscere quello che c'è dietro al mondo del parmigiano reggiano.
perché normalmente il cliente conosce il prodotto, ma conosce poco di ciò che c'è dietro. E noi attraverso i social cerchiamo proprio di raccontare quello che c'è dietro, perché il prodotto lo si conosce in linea generale. Sfido chiunque a dire che non conosce il parmigiano reggiano, poi magari non ne conoscerà le caratteristiche, però il prodotto lo conosce. Ma quello che c'è dietro, vi posso assicurare che ci sono poche persone che lo sanno. Bello, molto bella insomma questa, la vostra storia, come state utilizzando anche i social, visto anche quello che è accaduto anni fa, penso che sia un bel riconoscimento quello che sta accadendo sui social. Michela, dal Social Corner, aveva una domanda per te. Sì, ciao Deborah, buonasera. Ciao. Io volevo chiederti quali sono gli sviluppi futuri del progetto in generale, diciamo, e della parte social in particolare. Allora, noi abbiamo sempre cercato di divulgare la conoscenza del parmigiano reggiano attraverso fiere, manifestazioni, eventi. Questa pandemia ci ha fatto capire che si ritornerà a fare fiere, manifestazioni, eventi, non ne ho dubbi, ma nel frattempo dobbiamo continuare e quindi i social verranno ancora più utilizzati proprio per questo, per creare eventi social che permettano a chi sta dall'altra parte di un cellulare o di un tablet o di un telefono di capire che cosa c'è dietro il parmigiano reggiano. Sicuramente noi il nostro scopo è quello di allargare la nostra platea, la platea di contatti, di persone che vengono in contatto con noi, che poi alla fine sono potenziali clienti. E questo stiamo facendo. Mentre prima ci affacciavamo a mostre, ad eventi, a manifestazioni, che però erano sempre rivolte ad un pubblico che abitava intorno a queste manifestazioni, perché se si fa una fiera a Milano non si può pensare che arrivino tutti coloro che abitano nel sud dell'Italia. Adesso con i social invece si può veramente raggiungere chiunque in qualunque parte del mondo. Inoltre noi ci stiamo espandendo sempre allo stesso modo anche in Europa, e quindi i social sicuramente ci aiutano moltissimo. Bene. Grazie davvero Deborah per il tuo contributo, per la tua storia e anche insomma per gli spunti che hai dato. Sono sicuro che chi ci sta seguendo da casa trarrà degli spunti interessantissimi da mettere in pratica. In bocca al lupo per la vostra attività. Grazie Luco e buon parmigiano reggiano a tutti, come diciamo sempre noi. Grazie. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Alla prossima, ciao, grazie. Bene, abbiamo visto questo caso di studio molto interessante, quindi Valentina ci ha fatto un po' una panoramica su come utilizzare i social per le attività locali. Abbiamo visto un'attività in particolare e ora abbiamo la nostra influencer, quindi dovremo avere in collegamento Irene Berni. Buon pomeriggio Irene. Ciao, buon pomeriggio. Come stai? Benissimo, sto benissimo, mi connetto dalla Puglia. Dalla Puglia? Sì, però insomma, come si sente, sono una bella toscanaccia, vengo da Firenze in realtà. Insomma, due terre bellissime, la Toscana esatto. E la Puglia. Io, così come le persone collegate da casa, siamo davvero curiosi di conoscere un po' la tua storia, anche i tuoi consigli, e parto con una domanda, quindi non voglio anticipare io chi sei, cosa fai, ma la domanda è: chi è Irene? Qual è il suo percorso professionale? Allora, dunque, come dicevo, sono una fiorentina e proprio nelle colline intorno a Firenze ho aperto nel 2007 un bed and breakfast
e grazie all'apertura di questo Bed and Breakfast ho iniziato ad approcciarmi al mondo prima del blog, poi dei canali social, e da lì, insomma, diciamo, il tutto si è un po' evoluto fino a portarmi ad essere, ora tu mi hai definito un influencer, io in realtà non mi definisco proprio così, perché diciamo io sono una signora adesso, non più ragazza, che ama un po' raccontare la propria terra. Ma una vera influencer non si definisce lei stessa un influencer, ma viene considerata tale, quindi lo sei. bene, no, va bene, nel senso che influenzo molte persone, sì, perché negli anni ho creato comunque una mia comunità che io considero quasi come amiche o supporter, che hanno i miei medesimi gusti, quindi appena trovo qualcosa che mi entusiasma e qualcosa che vado a raccontare sui miei social, è evidente che tutte si entusiasmano un po' con me, quindi in quel senso lì sì, sicuramente viene considerata un po', ecco, vengo considerata un po' una influencer. Diciamo, io mi sento molto più una persona che appunto ama raccontare la propria vita, la propria attività, e tra l'altro voglio complimentarmi con Valentina perché è stata pazzesca, ha raccontato tutto ciò che mi sono vista passare i miei 10 anni di lavoro. Di lavoro. Sì, esattamente su questo, no? Tu sei la figura dietro Val di Rose. Ci puoi raccontare, esatto, un po' cos'è Val di Rose, come insomma ti sei approcciata all'utilizzo dei social anche? Allora, sì, praticamente Val di Rose è nato così per caso, per necessità, perché appunto dovevamo mantenere questa casa del mio papà, e da lì è nata insomma l'apertura di questo Bed and Breakfast. Io a suo tempo non avevo nessuna possibilità economica per poter sostenere la promozione di questa attività, quindi mi fu consigliato all'inizio appunto apri un blog, e da lì diciamo ho iniziato proprio il mio percorso in quest'arte di diciamo raccontare la mia attività, e che si è evoluto poi nel tempo da blog poi alle pagine Facebook e adesso su Instagram. E negli anni ho utilizzato un po' tutti i mezzi possibili immaginabili che avevo a disposizione, e per questo insomma ritengo che questo corso sia veramente fondamentale per le piccole attività locali, perché devi sapere che io non sono mai stata su nessun OTA, non mi sono mai iscritta a Booking, non mi sono mai iscritta su altri vari portali, ma mi sono sempre autopromossa ed ho sempre diciamo utilizzato gli strumenti che avevo a disposizione gratuiti per poter lavorare. Sei riuscita quindi a disintermediare, che è un tema molto complicato e anche un obiettivo difficile da raggiungere, no? Perché ha un'attività quale un bed and breakfast. Non ci crede nessuno, però è così. Bene, complimenti davvero, quindi insomma grazie ai social sei riuscito a raggiungere anche questo tipo di risultato. Volevo chiederti una cosa, prima una persona, se non vado errato Emiliano, chiedeva a Valentina se fa riferimento ad influencer per le attività, le piccole attività, è una strada da perseguire sui social, ed è venuto fuori anche il tema dei micro influencer per le piccole attività. Ci dici un po' la tua, magari chi ci sta seguendo, chi ha un'attività, chi sta insomma per aprirla e vuole approcciarsi ai social, può avere delle indicazioni anche da parte tua? Allora, premetto che anche qui mi sono trovata molto d'accordo su quello che diceva Valentina, no? Perché certo è essenziale avere comunque delle persone diciamo influenti che supportano il tuo lavoro, però per le piccole attività, soprattutto per chi si approccia adesso a un mondo dei social, o comunque se sta seguendo questo corso sta un attimo iniziando un po' sia la sua promozione, io suggerisco veramente, ecco, di fare un po' anche per esperienza quello che ho fatto io, no? Cominciare ad essere, cioè, loro stessi i promotori, no? Della loro attività, perché spesso e volentieri è un po' un aspettare che l'influencer faccia il lavoro che in realtà non può fare nessun altro meglio di te, soprattutto per le piccole attività. Poi certo l'aiuto è
fondamentale, però non necessariamente i grandi influencer o anche i micro influencer o influencer come posso essere io possono essere la chiave di svolta, ecco. Le persone ordinarie per un ristorante o per non so, una piccola attività ricettiva come me, che comunque adesso insomma anche le persone diciamo così normali hanno il loro seguito, e sono decisamente persone che possono veramente portare un grande supporto, ecco, anche a una piccola attività. Quindi sicuramente aiutano, però non condivido con Valentina, insomma non sempre una persona molto influente può far rispecchiare la tua attività, cioè può far mettere, può essere una vetrina giusta per la tua attività, ecco. Spesso anche lo stesso imprenditore, no? Può essere l'influencer, diciamo così, della propria attività, quindi questa è una delle strade che magari anche inizialmente quando ci si sta approcciando si può provare a percorrere. Michela, sì? Dal Social Corner avevo una domanda per te. Sì, a parte che, ciao Irene, buonasera, ciao. Ti fanno tutti, cioè sotto la diretta ci sono molti commenti, ti fanno i complimenti per il lavoro che fai, che Val di Rosa è un posto bellissimo, insomma, poi magari vai a leggere, sono bellissimi, ti fanno molti complimenti. Rispetto alla domanda, ecco, volevamo chiederti, qual è la strategia principale utilizzata sui social? Allora, diciamo che io, anche qui appunto voglio veramente complimentarmi con Valentina, però devo dire che la sincerità, cioè e il fatto di avere un qualcosa di esistente davvero oltre al social e di non essere schiavo del social è stata diciamo la mia strategia principale, perché spesso e volentieri ecco il costruire una strategia così molto... non so, anche se vuoi una schiavitù, perché comunque per chi lavora veramente tanto, insomma, dover star lì a fare il post perfetto, la foto perfetta, è veramente un impegno, insomma, decisamente, insomma, non sostenibile, soprattutto per chi fa anche tutto il resto. Quindi la mia strategia è stata proprio quella di rappresentare la realtà così come era e di cercare anzi di rendere la realtà più social possibile, no? Non so, magari al momento in cui andavo, piuttosto che posizionare, faccio un esempio banale, le mie colazioni, al mattino star lì a posizionarle per poter fare una foto così molto, che strizza un po' l'occhio al social, ho iniziato a rendere la mia realtà così facile da fotografare che appunto sia io che i miei utenti stessi, i miei clienti stessi potessero mettere il telefono, fare una bella foto e fare vedere veramente ciò che stava succedendo, no? La realtà. E questa è stata un po' la chiave che mi ha aiutato ad essere più snella, cioè più veloce a poter fare più contenuti, tanti contenuti. Poi, anche come diceva Valentina, non essere schiava del fatto di vanno di moda i video, vanno di moda quello, va di moda l'altro, cioè ognuno ha il proprio modo di raccontarsi. Io ho 44 anni, compiuti da poco, certo non posso mettermi a fare nessun tipo di contenuto così giovanile, però ho il mio modo di raccontarmi attraverso i video e quindi sperimento continuamente. Quindi rendere tutto facile aiuta le persone che sono all'inizio un po' in questa cosa, e la costanza sicuramente, mai arrendersi, mai demotivarsi, perché le persone che ti stanno seguendo amano vedere il tuo percorso, amano star lì con te, supportarti, vedere che non so, stai provando a fare quella foto, non ti riesce, ti scambi opinioni. Secondo me è molto bello anche quello, non so, l'esempio del panino precedente è vero, no? Sei lì che magari c'hai il panino, ti cola un attimo, sporchi, piuttosto che star lì, io faccio anche food photography, quindi piuttosto che star lì a fare la foto perfetta, in realtà, cioè, rappresentare questa realtà e vivere con serenità il social aiuta tanto e fa sentire le persone a proprio agio, ecco, quando vedono un feed così... normale, sereno, cioè che rappresenta una realtà, secondo me le persone capiscono subito se quella è la cosa che stanno cercando, e quando insomma riscontri il gusto della persona che ti sta guardando è già fatta, ecco. Invece un altro tema che è venuto fuori spesso in questi appuntamenti formativi anche oggi è il tema di TikTok. Tu lo consigli per allora, lo utilizzi e lo consigli a un'attività
una piccola attività. Guarda, io sono un esempio pazzesco, penso, perché io ho aperto TikTok quando ancora, insomma, ce n'erano veramente poche di persone che avevano TikTok, perché ho una figlia adolescente, quindi sono partita da lì. Ho aperto, ho fatto milioni di visualizzazioni. Un giorno TikTok mi ha chiuso l'account senza nessun motivo e quindi, insomma, da lì ho deciso che ho detto vabbè, non è il mio campo e probabilmente ci sono state varie motivazioni. Poi ho scoperto essere semplicemente perché avevo cancellato alcuni video. Quindi io all'inizio sostenevo molto TikTok, poi ho detto, come diceva giustamente Valentina, meglio fare poche cose fatte bene, cercando di appunto coltivare comunque il mio Instagram, la mia pagina Facebook e soprattutto il mio sito web, e piuttosto che lanciarsi in cose nuove che non, secondo me, dopo 2 anni o 3 che sono lì, che magari tra 2 anni sono già, penso che sia troppo veloce, ecco, per poter riuscire a raccontare una propria attività, e che gli utenti ancora siano ancora troppo giovani o molto distratti per poter poi arrivare al racconto della propria attività. Poi è un'opinione mia, ecco, io ho deciso di non utilizzarlo. Ok, grazie insomma per questo tuo contributo, questo tuo punto di vista. Volevo chiederti, visto insomma che nell'ambito del turismo sei molto attiva, per chi ha un hotel e ancora non ha aperto un sito, non è attivo sui social media e quant'altro, da dove consiglieresti di partire? Beh, sicuramente un bellissimo sito web che può essere fatto anche da soli se non si ha la possibilità iniziale di chiamare qualcuno che te lo faccia in un modo, insomma, eccellente. Partire con poche cose ma fatte molto bene, molto chiare e con bellissime foto, più possibile, foto più belle possibile. E per quanto mi riguarda, io credo che in questo momento Instagram, essendo comunque tutti un po', si sentono un po' travel instagrammer, io credo che Instagram sia, per chi ha il turismo, il canale più forte. In questo momento, per esempio, io sono in una struttura ricettiva che al momento era molto simile come gusto alla mia, e al momento in cui ho affittato questa struttura io penso di essere stata, non so, sommersa da migliaia, non dico, cioè, per scherzo, proprio effettivamente migliaia di persone che mi richiedevano, cioè, di raccontare, di far vedere di più, perché comunque Instagram, se trovi qualcosa, cioè, le persone lo usano proprio per viaggiare, quindi io credo sicuramente Instagram, poi di conseguenza Facebook e tutto il resto, ecco. Quindi partire da un buon sito web e una pagina, cioè, è un profilo Instagram carino, geolocalizzazione e tag, la base, insomma. Bene, invece avevo una domanda è stato un trend per un tot di tempo, ora è un po' calato, chissà quelli che saranno gli sviluppi futuri, però anche negli appuntamenti passati è venuta sempre fuori la domanda su Clubhouse. Ancora non si è ben capito, no, come definirlo, se è un social piuttosto che in quale altro modo, però vista la tua esperienza, visto anche alcune attività hanno iniziato a utilizzarlo chi in un modo, chi in un altro, qual è il tuo punto di vista e soprattutto lo consigli oggi a una piccola attività? No, cioè, secondo me, sono sincera, cioè, io l'ho lasciato, l'ho abbandonato perché secondo me la comunicazione, proprio per il fatto che di cui parlavamo prima, 2 centesimi di secondo e ti rendi conto di se sei capitato nel profilo giusto. L'immagine, per chi comunica soprattutto nella ricezione, nel ristorante, è decisamente la cosa più efficace, ecco. Mentre il tempo per ascoltare e comunque non ce l'hanno in tanti, e non credo che sia un mezzo, perlomeno per questo tipo di attività locali, ecco, a meno che non si tratti in un circolo letterario, qualcosa dove la cultura, insomma, fa da padrone, però laddove si tratta di sensazioni, ispirazioni o atmosfere, decisamente non credo che bene, quindi sia utile. Partiamo dal sito, naturalmente anche nei vari appuntamenti abbiamo visto tutta la parte di analisi, di come analizzare la parte SEO, la parte di strategia digitale, content. Sulla parte social mi pare che il tuo consiglio
sia molto diretto a Instagram, non trascurare naturalmente anche gli altri, anche perché in base anche alle varie attività, al proprio target e a quello che si vuole comunicare, probabilmente c'è un canale social più indicato rispetto ad altri per ogni singola attività. Quindi non lanciatevi no, su tutti i social, ma testate anche e comprendere poi quello che magari è il canale più indicato per la propria attività. Mi pare che questo possa un po' racchiudere questo tipo di linea come consiglio. Esatto. Irene, abbiamo anche per te, così come per Valentina, una vignetta che ha fatto la nostra bella Fabiana. Meravigliosa, no, bellissima. Ti ci rivedi? Mi ci rivedo tantissimo, anche l'abitino, le scarpette, bellissima, grazie. La perfetta conclusione di questo appuntamento, impeccabile. Bene. Che carina. Grazie davvero Irene. Grazie a voi. Buona permanenza in Puglia. Grazie. E grazie ancora, anche a nome di GoDaddy. Grazie mille a voi. Ciao. Buona serata. Buona serata a te. Bene, allora, abbiamo visto un po' come utilizzare i social per le attività locali, quindi i vari interventi. Anche questo appuntamento lo potete rivedere sui canali, sul canale Facebook di GoDaddy, così come tutti gli altri che si sono tenuti nelle puntate precedenti. Quindi abbiamo realizzato, GoDaddy ha realizzato questi 5 appuntamenti formativi, tutti disponibili. Torniamo sempre qui, da questo studio, con Social Corner, con Michela. Ciao a tutti, buona serata. Torneremo a settembre, scoprirete il tema del prossimo appuntamento sugli account social di GoDaddy. Grazie per averci seguito, rivedete gli appuntamenti e buona estate a tutti.